Ciao e bentornati qui in natura. Io sono Gigi, ti do il benvenuto sul mio canale. Come hai potuto vedere dal titolo, oggi voglio aprire un discorso, credo anche parecchio impegnativo, in quanto c'è sempre più gente, sempre più persone sui sentieri in natura. Dalla media ad alta montagna, i sentieri dal dopo il lockdown si sono riempiti. Allora, innanzitutto una cosa buona, perché parecchia gente, causa diciamo restrizioni di movimento dalla propria abitazione, hanno scoperto magari discipline come la corsa. Sempre più persone durante il lockdown o quanto si poteva hanno indossato le scarpine da corsa e sono andati all'aperto. Biciclette, mountain biking, tante persone causa anche per evitare assemblamento o comunque lì dove c'erano altre persone hanno preferito la natura, che in sé è una cosa molto bene, perché comunque ha portato o ha riportato le persone a scoprire la natura. Ma come in tutte le cose c'è anche una gran parte o una parte negativa. Proprio un quarto d'ora fa ho incrociato due signore di una certa età qui su un sentiero e allora lì mi è venuto un attimo questa cosa di fare questo video. Sì, la natura è per tutti e comunque tale dovrebbe rimanere, accessibile a tutti. Ma secondo me molti che non conoscono la natura, il bosco, allora la media montagna, io adesso come sapete dai miei video giro in media montagna, ma c'è anche l'alta montagna, le alte vie, che comunque sì, sono liberi, accessibili a tutti. Se io stamattina avessi deciso di andare su nei Dolomiti, non me l'avrebbe impedito nessuno, che è anche giusto, no? La libertà. L'unica cosa è che questi new escursionisti non hanno la pazienza. Allora, la natura comunque si è creata in migliaia di anni e c'è chi pensa di, sì, di andare in natura e farne una gara, no? Devono sconfiggere o devono arrivare a dei loro obiettivi fissati, no? Allora io, senza togliere nulla a nessuno, io sono uno di quelli che sono sempre contento quando vedo gente in natura, sono sempre contento quando qualcuno si avvicina alla natura, si appassiona, ma comunque la natura bisogna capire che non è che è lei che ha dei limiti, ma noi. E molti che non sono preparati, no? Come non lo ero anch'io una volta, pensano di sì, lanciarsi subito. È come se io oggi inizio a correre e la settimana prossima voglio fare la mia prima maratona. Un po' questo è il discorso. La gente si vede che comunque non è preparata, ma anche allora, sia per un motivo di equipaggiamento, ma anche fisicamente. Comunque la montagna o il bosco hanno bisogno del suo periodo, no? Se uno vuole andare in montagna o in natura, comunque non può subito fare dei percorsi impegnativi. Io ora parlo anche di quello che si legge, sono le statistiche anche del soccorso alpino che quest'anno sono esplosi in alto, tanti interventi, tante chiamate, tante persone che comunque erano arrivate ai loro limiti fisici
fisici e hanno dovuto chiamare questi soccorsi. Per fortuna che esistono, ma credo che comunque se uno va oltre le sue capacità, se io ho fatto 3 uscite in pineta e poi voglio andare a fare un 4.000 metri con le scarpine da trail, ma credo che lì ci sia un po' troppo fretta. Queste persone comunque impegnano dei soccorsi, a volte per delle stupidaggini, e comunque vengono impegnati lì dove che magari da un'altra parte possono servire. Per cui io credo che nella natura bisogna avere davvero tanta pazienza, tanta calma, tipo anche io adesso. Oggi ho fatto questo percorso un po' più col ritmo che del solito, e io questa salita qui di solito la faccio tutto in una tirata. Avrei potuto farla anche oggi, però sentivo che ero un po' più stanco, poi dopo avevo voglia di fare questo video e ho trovato questo tronco qui su cui sono seduto e mi fermo 2 minuti. Allora, in questo caso un po' di più perché faccio il video. Però bisogna anche iniziare a conoscere i segnali del proprio corpo, e questo non avviene in una settimana, un mese, un anno. A volte bisogna avere anche tanti anni di esperienza per capire determinati segnali che il nostro corpo ci dà durante un'attività fisica, un'attività prolungata come l'escursionismo. E tanta gente purtroppo queste cose ancora non le conosce, non ha avuto il tempo di conoscersi, e per cui fanno magari dei strappi, delle salite, tutti di un fiato, a un ritmo troppo elevato, poi arrivano a un certo punto e crollano, a livello energetico. E poi chiamano i soccorsi perché non riescono più ad andare oltre. Gente che magari è equipaggiata sbagliata, perché magari in quella stagione si aveva bisogno di un altro equipaggiamento. Gente che magari non ha nemmeno le scarpe adatte e mette a rischio sia la loro vita, ma anche quelli dei soccorsi, no? Perché bisogna dimenticare che i soccorsi, anche loro hanno una famiglia, anche loro, se gli succede qualcosa, è grave. E per cui bisognerebbe un attimo andare o affrontare la natura con un minimo di criterio. Quello sarebbe una cosa che mi augurerei, perché vedo anche durante le mie camminate. Tipo quest'anno o dopo quest'estate, adesso siamo in autunno, ho fatto qualche uscita, non tutte quelle che avrei voluto fare per mancanza di tempo, e non sempre sono riuscito a filmare perché c'era davvero tanta gente sui sentieri e non sono riuscito a fare i video. Però in quel periodo lì vedevo che comunque anche la natura, sai, lasciamo troppo tracce di noi, del nostro passato, sui sentieri, tanti fazzolettini, qualche mascherina, sigarette buttate in giro, lattine di birra o Coca-Cola, bottiglie di plastica. Allora, questa cosa qui non fa parte della natura. Noi dobbiamo affrontare o dobbiamo muoverci in natura e diventare o andare in simbiosi con la natura, non lavorarci contro, non lasciare le nostre sporcizie in giro. E questo purtroppo la gente ancora non l'ha capita. Come anche dicevo, ho incontrato queste 2 signore di una certa età durante il mio cammino adesso, anche lì, no? Bello, bello, perché è sempre bene che a una certa età si fa del movimento, fa bene alla salute, però dicono, siamo in ambiente naturale, in mezzo al bosco. Io queste qua le ho sentite già tipo un quarto d'ora prima di averle incontrate, no? Allora anche l'inquinamento acustico, no? Perché bisogna gridare quando si è in natura? Ovviamente che la nostra voce abituale qui viene accentuata di più perché comunque ci sia davvero il silenzio assoluto. Niente, non sente niente.
Per cui anche a me adesso che io parlo con un tono di voce, diciamo, quasi normale, mi si sente da lontano. Però per me è una cosa momentanea, faccio questo video, chiudo il mio equipaggiamento per il film, metto nello zaino e continuo. Però gente che proprio grida, no? Grida, dà fastidio non solo a noi escursionisti, che magari sono in solitaria per un motivo del silenzio, no? Perché altrimenti andavo con un gruppo, no? Se volevo socializzare. Però questi rumori qua danno fastidio anche alla natura in sé, alla fauna. Magari anche alla flora, non so se gli alberi e i fiori sentono queste cose. Vabbè, lì poi dopo c'è chi dice una cosa, chi dice un'altra, però comunque danno fastidio anche alla fauna. E sì, la gente secondo me dovrebbe, se vorrebbe iniziare a fare questo sport, no? Perché per me è proprio una disciplina, no? Dovrebbe essere proprio una disciplina, come comunque il trail lo è già, no? Si fanno delle gare, per cui l'escursionismo ancora no, però chissà. Allora, è comunque uno sport, una disciplina di tranquillità, no? Se no andavo a correre in città, no? Se volevo casino. E forse questa cosa qui bisognerebbe anche farla capire a questi new escursionisti, new generations. Forse non lo sanno, forse non sono consapevoli, però vedo troppe tracce umane in giro per il bosco, troppa sporcizia, troppa immondizia e comunque persone che non sono ancora a livello di fare determinati sentieri, no? Ci sono sentieri di vari livelli e magari non è proprio consigliabile iniziare col livello più elevato, più faticoso. E dico sempre, no? Allora, ci sono delle associazioni. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere una delle associazioni più importanti, se non a livello mondiale, ma a livello nazionale, no? Che è il CAI, no? Il Club Alpino Italiano, che è un'associazione fantastica, a mio parere. Persone che vogliono trasmettere o cercano di trasmettere l'amore e la passione per la natura a una cifra davvero irrisoria. Io ora non so attualmente nel 2020 quanto costa la tessera. Io personalmente non sono un iscritto, ma se dovessi iniziare adesso a fare escursionismo, ma cavola, ho questa possibilità di farmi affiancare da persone che comunque lo fanno anche gratis, no? Per cui uno che fa una cosa gratis è proprio perché vuole trasmettere amore, ha passione in quello che fa e ha piacere di trasmetterlo. Fanno dei corsi base con degli istruttori molto validi dove avvicinano persone, i new entry, all'escursionismo. Come detto, non so la cifra, ma io credo che sia una cosa tipo boh, 40, 50, 60 euro annui, annui, niente in pratica, no? Dove fanno questo corso? Viene spiegato comunque anche flora, fauna, abbigliamento, equipaggiamento. Si iniziano con delle escursioni base, dove poi dopo si avvicina, poi loro hanno varie sezioni per il dopo, no? Quelle più impegnative, meno impegnative. Io credo che sia la cosa migliore da fare. E invece vedo gente che senza cartina, che chiede informazione all'amico o all'amica che sa che va un po' in escursione. Ah, ma vorrei andare lì. Allora quelli là glieli spiegano così un attimo a voce e questi si improvvisano. C'è stato un episodio qualche settimana fa, poco lontano dalla zona dove giro io, dove c'erano queste due signorine che si erano fatto dare un percorso che non si erano neanche segnati, non avevano neanche la cartina, e sono avviati. A un certo punto si sono persi, hanno dovuto chiamare il soccorso alpino, avevo letto nell'articolo che comunque li ha poi dopo intercettati, dopo vario tempo, dicendogli che comunque non di attenderli. Questi qua invece hanno ripreso il loro cammino, hanno ritrovato poi dopo il sentiero e sono andati verso la macchina. Poi
Alla macchina sono state intercettate non so se era il corpo forestale o addirittura del soccorso alpino, perché poi dopo c'erano anche la forestale che li cercava, e loro hanno detto: vabbè, non avevamo più bisogno, avevamo trovato il sentiero, no? Allora, queste cose non vanno bene, per cui credo che, non so quante volte ormai l'ho detto nei miei video, iscrivetevi a questa associazione se volete iniziare a fare escursionismo, perché è una cosa utile. Poi dopo date anche una mano a queste associazioni se la cosa vi appassiona, proprio il CAI che cura i nostri sentieri, per cui io sono molto grato a questa associazione che mi permette di poter girare in natura con i segni, poi dopo qui nel Parco Nazionale Casentinese. È fantastico, la segnaletica è davvero eccezionale, per cui ringrazio. Credo che sì, bisogna un attimo avvicinarsi con un po' più di criterio. Bene, io mi sono prolungato nel video più di quanto avevo previsto, ma come sapete, io questa cosa è un hobby che abbino all'escursione che a me fa tanto piacere, per cui io ti ringrazio, spero che vi ho dato qualche idea buona, spero che non sono stato troppo duro con questi new entry, però davvero c'è gente che rischia davvero la vita sua e di altrui. Per cui io vi ringrazio, tanta felicità in natura e noi ci vediamo alla prossima!